Palazzo Bersaglio è nell'ovest dell'Iraq. Deserto siriano. Ma c'è una complicazione. Desert Storm. Due settimane fa è partita l'operazione contro Saddam Hussein. Per distruggere più bersagli strategici possibili dall'alto. Il palazzo per ora è intatto, ma non durerà molto. Le forze dell'SAS sono sul terreno in cerca dei lanciatori di Scud mobili e hanno richiesto un bombardamento aereo sul palazzo. Va impedito. Non sappiamo cosa Pantheon nasconda nel bunker lì sotto. Se viene distrutto, perdiamo la pista. Ho chiesto un favore a una mia vecchia collega dell'MI6. Ha ritardato l'attacco aereo dell'SAS, ma questo avrà un costo. Spacciandoci per operatori Delta Force, questa Ellen Park ci farà arrivare al fronte. Aiuteremo l'SAS a eliminare i lanciatori di Skull. E poi, il palazzo è nostro. Richard, Skinner, ripulite i detriti e scaricate i cannoni. Signor sì! Allestiremo qui la base. I tuoi se la cavano, Park. Vediamo cos'altro sanno fare. Per ora questa sarà la nostra base operativa. Tieni, hai vinto il sorteggio, porterai la mappa tattica. Dobbiamo fare molta strada, ti tornerà utile. Vanno neutralizzati 3 lanciamissili Scud. Occhi aperti, potreste trovare qualcosa di interessante. Se distruggerete gli Scud, Gladney vi aiuterà a irrompere nel palazzo. Aiutatelo e vediamo se mantiene la parola. Puoi parlare direttamente con lui. Starà alla base a occuparsi della logistica per l'SAS. Finiti i preparativi, noi ti seguiremo. Abbiamo tutte le armi che vogliamo. Serviti pure. Quel C4 potrebbe servire. Farà saltare qualsiasi lanciatore di Scud. Partiremo appena avrai fatto scorta di armi. Case,
e se c'è altro che vuoi sapere della missione, meglio parlarne con Gladney. Serve qualcosa? Non proprio. Ci sono troppi di quei missili terra-aria. Ho saputo che qualche vostro amico della Delta Force è stato abbattuto qui vicino. Abbiamo un elicottero di supporto, ma non lo faremo decollare finché non avrete neutralizzato i siti SAM della zona. Ci vediamo e buona fortuna. Abbiamo un paio di rover a disposizione, Case. Scegli. Sento degli spari sulla destra, oltre quelle dune. Attenzione! Parla il tenente colonnello Bannon della Delta Force. Chiedo supporto immediato. Là, quel fumo arancione indica un lancio di rifornimenti. Credo convenga controllare. Dobbiamo fregarci la nostra roba. Richiedo assistenza, c'è qualcuno nascosto. Abbiamo feriti e un elicottero precipitato. Altri recuperiamoli. Proseguiamo. Farà piazza pulita degli Scud. Ci stanno martellando all'elicottero. Richiedo assistenza. C'è qualcuno all'ascolto. Abbiamo feriti e un elicottero precipitato. Non importa. Serve un attacco aereo. Il terminale è nell'elicottero. Vai! Qui Diesel 2-1. Sono in avvicinamento. Cercate di tenere duro. Attacco aereo in arrivo. Stringiamo gli aerei. Blindato in arrivo. Beh, cerchiamo di funzionarci. Diesel 2-1. Di voi la nostra missione sarebbe fallita. Grazie. Da un'unità Delta a un'altra,
Tenete il sacco. Buona fortuna. Un attacco aereo, gentile da parte loro. Mi nomineranno Delta Force onorario. Su quel crinale, visto? Parabole in direzione sud. Proviamo quei siti SAM. Andiamoli di mezzo e i cieli saranno nostri. Nemici in vista, non sanno ancora di noi. Vogliamo andare? Kenny, stiamo bassi. Fossi in te non sparerei. Quello era l'ultimo. È ora di andare. Rallentiamo. Un villaggio, forse occupato. Sgombriamo. Abbiamo trovato un sito SAM. Eccellente. Se eliminate quei missili terra-aria, possiamo fornirvi supporto con l'elicottero. Così ti farai scoprire. Fuoco! Pericolo. Non perdiamo tempo. Uno è andato. Se distruggiamo gli altri due, gli iracheni perderanno la superiorità aerea. Terremo. Occhi aperti.
iracheni nell'area. Qualcuno potrebbe sentire. Troppo rischioso. Ci vedono. Vedo qualcuno. Fatto. A quanto pare il tuo gruppo misterioso potrebbe esistere davvero, Adler. Non vi fidate di me. Lo stretto necessario, non fare il finto tonto. Torre radio su quell'altura. Chissà cosa sta trasmettendo.
Wow, quelle parabole sono gigantesche. Sicurezza, parecchie. Devono sorvegliare qualcosa di grosso. C'è un lanciatore di scudi in mezzo a tutte quelle strutture. C'è un ricognitore alleato nell'area. Il ricognitore è sul crinale, dentro la recinzione. Qualcuno potrebbe sentire. Bersaglio agganciato. Thank you.
Fantastico! Ancora due ed è fatta! Non hanno gradito, muoviamoci! Iracheni in zona. Ho visto di meglio, ma di sicuro ci sanno fare. Non si faranno più beccare con le mani. Tanto meglio, preferisco le accoglienze calorose. Sembra impossibile che qui scorresse un fiume. Il tempo cambia tutto. Ehi, delle rovine su quelle alture. Lassù dovrebbe esserci un lanciatore di Scud. Fossi in te non sparerei. Diesel 2-1 in volo, attendo bersagli. Gladney ha un ricognitore in zona. Qualcuno potrebbe sentire. Così ti farai scoprire. Delta, vi vedo nell'area. Se vi serve supporto, sono in cima alle rovine. Cavolo. Come un professionista. Guardate, quel lanciatore ha una sorveglianza più serrata. Con le corazze. C'è un cecchino. È a terra. Mi muovo. Thank you.
non sono più del previsto. Bene, torniamo al mezzo. L'MI6 non ha informazioni su Pantheon. Siamo sicuri che non siano semplici mercenari? Sicurissimo. Ho visto dei bersagli. Te lo dico, Case, ma guidare non è il tuo forte. Fate fuoco! Guardate, delle palle. La piantagione di datteri. Anche qui viene più sorvegliato. Tutti addosso, andiamo. Quando ci sei, Case, torniamo pure alla base. Puoi prenderti l'onore di informare Gladney di persona. Ci stiamo solo riscaldando, no? Ora è tutto ok. Serve qualcosa? Niente male. Ora che li avete sistemati, se volete attaccare il palazzo, lo dirò ai miei. Attacchiamo ora con le risorse attuali, d'accordo? Darò il segnale. Della luce. Appena avrete fatto, lo cancelleremo dalla mappa. Ricevuto, Jackal 1. Non pensiamo di fermarci per il tè. Tanto sarebbe terribile. Il bersaglio è un bunker. Probabile che l'ingresso sia all'estremità opposta della struttura. Allora noi vi diamo supporto. Poi Talon 1 dovrà portarci via tutti interi. Sarebbe meglio. Diamoci dentro. Ci siamo quasi.
ci siamo! Più avanti c'è il cancello del palazzo! Occhi aperti, gente! Sanno che stiamo arrivando! Nemici all'interno! Avete beccato? L'ho ferito! Christian! Ne abbiamo perso! Libero, andiamo!
sia questo. Questi ce la fanno sudare, eh? Santo cielo. Saddam ha ammassato milioni qua sotto. Cazzo, questo cesso d'oro varrà una fortuna. Darebbe via tutto per un'atomica. Manca poco. Libero. Che cazzo è successo qui? Una cappa di biosicurezza deve essere la dimostrazione che diceva Lowy. Quel contenitore laggiù? Controlliamo. Cosa abbiamo? La culla. Pantheon ha una cazzo di arma biologica. E l'hanno messa in mano a Saddam. Solo un campione, stando a quello che vedo qui. Cos'hai trovato? Un dischetto e degli appunti in russo. Capo progetto Matvey Gusiev. Sembra che tu lo conosca. Ho sentito il nome. Era uno scienziato del programma di guerra biologica sovietico Biopreparat. L'anno scorso è fuggito dalla Russia. Poi è svanito. Gusiev ha dato un'arma biologica a Pantheon. No. Qui risulta che la culla arriva da un'altra parte. Una struttura di ricerca che conosco. Americana. Americano. Ok, l'orario di visita è passato. Ci serve il vostro aiuto quassù. Dai, torniamo su. Muoviamoci. Ha avuto qualche parere? Non esattamente. Solo quello che sento. Liberiamo una zona per l'estrazione. Sul tetto del palazzo. Dobbiamo salire sul tetto. Fateli fuori. Altri di Pantheon. Thank you.
Arrivano i iracheni e altri di Pantheon. Dov'è l'estrazione? Jackal 1, qui Talon 1. Siamo a mezzo chilometro. Prepararsi all'estrazione. Talon 1, area non sicura. Andiamo a rincorrere i nemici in zona. Roger, tenetevi a distanza. Vi arrivano altri. Hai chiesto ad Arrow riguardo a quella struttura di ricerca? Non risponde. Indagava su Livingstone. Le sarà successo qualcosa? Sarebbe colpa mia. È così quando il mondo dipende da te. Conosciamo i rischi. Sì, però non è proprio come lo immaginavo. Perché non riguarda solo te. Verresti in America con me e Case? Lo prenderò in considerazione. Felix è ancora in cucina? Non lamentarti. Abbiamo mangiato bene mentre voi eravate nel deserto. Deve decifrare il dischetto che ha trovato Adler. Ci serve il contenuto. Ehi, chef. Craccato il dischetto? Porta pazienza. La crittografia è come cucinare il pesce palla. Se hai fretta, rischi di perdere tutto. Ok. Non vorrà darci del pesce palla. Hai detto di non lamentarsi. È vero, l'ho detto. Avvisami quando si parte. Ehi, vuoi farti aiutare? Fanculo anche tu! Ok, divertiti. Ti pare che mi stia divertendo? No. Non volevo dire questo. La tua vita è stata dura. Anche a te capiteranno brutte sorprese. Per noi il rischio è alto. Sinceramente,
non ce l'avrei fatta. A tornare a casa dopo quel casino di Palmer. Affidarmi ancora di qualcuno. Devi credere in chi è sempre stato al tuo fianco. A lottare per te. Adler era tra questi. Quando, dopo Panama, sono saltati fuori quei documenti, quei bonifici diretti per Adler da Raúl Menéndez, quello stronzo spacciatore, io non ho abboccato. Adler? Che vende i suoi fratelli per soldi? Da quando in qua? La roba che indossa non costa poco. Senti, lo so che è uno che ogni tanto dà di matto. Figurati. Ma è dalla nostra parte. È che gli piace fare le cose a modo suo. Io non so più come devo comportarmi. Sta andando benone. Gestisce tutto, prendi decisioni. Vorrei tanto essere là fuori a spaccare culi con voi. Odio stare su questo affare. Beh, aspetta, anche tu sei essenziale. Sedia o non sedia. Capisco che tu non sia più quello di un tempo, però è la tua forza. Magari prima eri Capitan America e adesso sei tipo il Professor X. Chi? Ma levati dalle palle.